Amici, buonasera, eccoci o meglio, rieccoci in diretta, sempre sui, sulle frequenze. Ecco, della pagina Facebook Virtute e Conoscenza, alla quale vi invito sempre che lo riteniate giusto, ad iscrivervi, questa pagina, eh, quella di Facebook, intesa come una realtà, ecco, nella quale cercare di eh, cercare di condividere, di squisire intorno alle tematiche propriamente dette culturali, relativi al bello, al vero, al sapere, alla conoscenza. Mi auguro possiate stare tutti bene, io sto abbastanza bene, ehm, e oggi ecco, vorrei mh, condividere con voi una tematica che eh, mi è assai cara, oltre che assai vicina. Il titolo è appunto Chopin, il poeta del pianoforte. Questo compositore polacco la cui produzione artistica è stata quasi completamente dedicata al pianoforte e al pianoforte solo, inteso appunto tale, e al pianoforte con l'orchestra. Compositore polacco che è da ascriversi alla cerchia, ecco, dei, dei musicisti e dei compositori appartenenti a quella corrente che la letteratura, non soltanto musicale, definisce romantica, la cultura romantica o il cosiddetto romanticismo. Chopin è un compositore, oltre che pianista, romantico. Che significa romantico? E soprattutto perché romantico? Allora bisogna un attimo contestualizzarlo perché Chopin, diciamo, possiamo definirlo ed è senza dubbio un musicista, un compositore eh, romantico perché è stato tra i primi, nell'ambito musicale, ad introdurre più degli altri e in maniera più evidente, se vogliamo, l'elemento relativo alla dimensione intimistica dell'uomo. Ovvero, mi spiego, Chopin è romantico perché ha acquisito dal romanticismo, inteso come corrente, quella capacità di condividere nell'esperienza musicale nell'esperienza musicale nell'esperienza musicale ehm, il, sentimento, il sentimento aspettate un attimo che mi dicono che ci sia qualche problema No, va, va. quindi ha condiviso più degli altri l'esperienza del sentimento prendendo appunto spunto dalla corrente eh, del romanticismo quindi ha inserito nel fatto musicale un'esperienza extra musicale Intima, intimistica, sentimentale. Questo l'ha potuto fare perché, ehm, nel periodo in cui Frédéric Chopin è vissuto, è chiaro che si stava imponendo una nuova visione del mondo, una nuova ecco, una visione generale delle cose diversa. Per cui, dalla razionalità, dal raziocinio, dalla schematizzazione organica e organicistica dell'illuminismo si è passati appunto ad una concezione eh, più intima, più intuitiva e più sensibile ecco, delle cose. Ovviamente Chopin ha fatto il suo nell'ambito prettamente musicale, dove è stato capace di trasformare appunto la schematicità, l'organizzazione schematica delle composizioni fino a quel momento conosciute e in questo senso mi riferisco ai tre grandi Haydn, Mozart e Beethoven, tramutando questa appunto sistematicità proprio strutturale intesa proprio come una impalcatura formale, beh, trasformando questa impalcatura formale in una dimensione eh, molto più malleabile, molto più liquida per usare un termine oggi purtroppo ideologizzato però Liquida nel senso di più morbida, meno formale, una dimensione, quella di Chopin. Per cui è il sentimento a essere appunto quel, quel fattore extramusicale e non più, eh, come dire, le astrusità, le astrusità mentali, il rigore mentale quasi geometrico, anche bacchiano, se vogliamo, di Johann Sebastian Bach per cui nelle sue opere, in molte, delle sue, in molte delle sue opere, addirittura a livello proprio matematico, possiamo trovare volutamente addirittura delle sezioni auree, auree, per cui il compositore tedesco, in questo caso parlo di Bach, è stato proprio capace di rendere um, musicale una geometria, una aritmetica. In Bach si parla di un'aritmetica della musica, di una geometria della musica. Chopin sovverte, diciamo, capovolge questa razionalità assoluta di Bach prima e poi di Haydn, Mozart, Beethoven, i quali l'hanno presa in prestito appunto dalla concezione illuministica o illuminista, e Chopin l'ha tramutata appunto trasformandola in una dimensione meno formale, meno, mh, come dire, meno rigida, meno schematica inserendo, ripeto, nell'esperienza musicale un dato extramusicale, cioè la vita, il sentimento, i sentimenti. Ehm, è chiaro che questo ha comportato anche, proprio sotto meramente un profilo mh, strumentale, didattico strumentale, ma anche visivo a livello di semiologia musicale, ha comportato un sovvertimento anche proprio della scrittura musicale, per cui le solite quartine di Beethoven o di Mozart o, i soli, o, le, o appunto le solite duine, o i soliti impianti accordali stabili di tonica di dominante, sono stati trasformati da Chopin in terzine, in gruppi irregolari, quintine, settimine, abbellimenti. Tutti questi elementi non sono altro che una manifestazione grafica attraverso appunto la semiologia musicale dell'andamento irregolare degli umori umani, dei sentimenti umani. Quando Chopin scrive, quando Chopin scrive appunto le sue opere, compone le proprie opere, in quelle opere c'è visivamente, ma anche a livello uditivo, il discorso della vita. C'è il discorso e si, proprio si riesce a seguire il discorso, gli avvenimenti della vita, dell'esistenza, gli intrecci dei sentimenti degli uomini, le interrelazioni umane. Ecco perché, anche rispetto a una scrittura di Beethoven o di Mozart o di Haydn, è più complicata e più complessa, anche sotto un profilo meramente visivo, di percezione visiva, di, proprio a livello di decifrare ogni singola nota. Proprio per questo è più difficile, perché l'uomo romantico si approccia al mondo, alla vita con più complessità. Una complessità che non è spiegata, che non è risolta dalla razionalità, badate, questo è un paradosso, ma appunto rimane tale, cioè rimane complessa la complessità, perché l'uomo è un fascio di percezioni, come diceva il filosofo Hume, per cui è un prisma l'uomo. Per cui, in base a come si muove, in base a come agisce, e in base a come agisce le proprie condotte, produce in se stessi, in stesso e negli altri, una serie di percezioni, di sentimenti, di ricadute affettive. Il romanticismo di Chopin si sostanzia poi nel, diciamo ecco, nella forma apicale romantica che è il notturno, che in maniera impropria viene attribuita a Chopin, ma Diciamo, se vogliamo essere precisi, il padre che ha introdotto questa forma strumentale, quale essere appunto quella del notturno, è stato il compositore John Field, il quale per primo, appunto, irlandese, se non sbaglio, fosse, ehm, credo fosse irlandese, vi do conferma subito, sì, John Field, irlandese, il quale per primo ha introdotto questa nuova forma musicale la quale forma musicale, quella del notturno, si va a sostituire alla sonata classica alla sonata barocca, appunto, penso a Scarlatti, Cimarosa, e poi alla sonata classica, appunto, I tre, i tre grandi, Haydn, Beethoven, Mozart e Beethoven, il notturno appunto si va a sostituire a queste forme, principalmente, quindi sonata classica, sonata, sonata barocca, scusate, sonata classica, ma anche alle suite, ovvero quelle forme... Eh, anche complesse, anche complesse di, di musica barocca, le quali erano mh, cadenzate secondo una strutturazione che prevedeva un preludio, una lemanda, una corrente, una Sarabanda, una, una, mh, poi erano delle Bre o dei Minuetti, e infine una giga. Beh diciamo, questa astrosità geometrica musicale di ricercatezza. Geometrica, quale proprio um, alla fine aritmetica viene sostituita da Chopin attraverso la forma del notturno, il quale invece, appunto, come dicevo prima, assume una forma libera. Il notturno è una forma libera di composizione, la quale non è stretta entro ecco dei confini dogmatici, eh, se vogliamo, dogmatici sotto il profilo musicale, musicologico, per cui eh, permette il notturno di mettere appunto di consentire a chi ne fruisca di esperire una condizione idilliaca, onirica. Il notturno è una forma libera e per questo è una forma che porta l'uomo al sogno. Il notturno di Chopin, ma non solo, è uno strumento con cui poter anche esperire dimensioni mm, Ehm, come dire ultraterrene, metafisiche cioè metafusis significa in greco appunto oltre la natura oltre la natura questo appunto come dicevo prima Chopin l'ha potuto fare perché si è passati si è passati c'è stata una rottura netta tra la razionalità dell'illuminismo e mh, il sentimentalismo dello Sturm und Drang romantico del romanticismo per cui la formalità categorica, rigida, severa, austera, ecco, del periodo classico e neoclassico dopo, è stata superata, si è evoluta nella forma libera del, romantici del romanticismo, del notturno, ecco, il notturno. Ehm, è chiaro che mh, questo comporta... Cosa comporta il romanticismo nella musica? Perché Chopin è il poeta del pianoforte? Perché ha inserito nelle proprie opere il sentimento. Questo è Chopin, ha inserito il vissuto umano nella propria musica, nelle proprie opere. Quando si ascolta Chopin si piange, perché c'è quella, quella commozione, c'è cioè quella commozione, quella compassione che scaturisce dalle stesse, dalle stesse tensioni armoniche. Per cui un animo, un animo nobile, cioè un animo coscienziosamente umano, non può rimanere impassibile. Perché c'è un vissuto. È una musica vitale, è una musica di vita. Ed è una musica che parla alla vita e parla della vita. È una musica didascalica anche. Ha una funzione paideutica, formativa, di trasmissione contenutistica. Questo ovviamente ce l'aveva anche la musica di Bach, la quale quasi tutta è stata come dire, studiata per un fine didascalico, ma un fine in quel caso, quindi nel caso di Bach, il fine didascalico era prettamente tecnico, motorio, relativo proprio all'esercizio tastieristico. La musica di Chopin invece è una musica sentimentale. Ovviamente non, fra, non fraintendetemi, la musica di Bach è sempre anche una musica spirituale, e poi di questo diciamo di questo aspetto questo aspetto lo approfondiremo in un'altra diretta la musica di bach è anche una musica molto nobile aulica che vola alto è anche quella una musica metafisica però è una musica metafisica eh, che cerca di investigare l'uomo e eh, che scusate che cerca di investigare dio attraverso dei, prin dei principi razionali matematici quella di chopin invece è una, mu è una musica metafisica nel senso che Um, va oltre la natura umana per condividerla poi. Non ha un fine trascendente nel senso escatologico del termine, ma è una musica sì metafisica, ma con la finalità di condividere una stessa esperienza o anche esperienze alternative diverse, ma diciamo tra più uomini, tra più individui. Ecco quindi perché Chopin è il poeta del pianoforte. Chopin viene sempre definito tale, come abbiamo visto. Dante, il suo poeta, Chopin, è il poeta del pianoforte. Il poeta del pianoforte è proprio per questo: perché ha introdotto nella musica, quindi in un fatto musicale, una realtà extra musicale, un fatto extra musicale, cioè i vissuti, i vissuti. Bene, oggi abbiamo affrontato questa tematica. Mi auguro sia chiara. Eh, è una tematica, ripeto, che mi sta molto al cuore, già che si tratti della mia professione. Ehm, se lo ritenete giusto, ovviamente condividete, lasciate un like se lo ritenete giusto alla pagina Virtù e Conoscenza e ci, vi e ci vediamo prossimamente, sempre su queste frequenze. Saluti e buona serata.